Raffaele mi chiama già madre. E allora mi sono detto, ma perché non provo a vedere cosa succederebbe se fossi genitore per un giorno intero? Ma se potrebbe succedere che me lo dimentichi in auto. Non sai neanche badare a te stesso. No, no. Siete genitori anche voi. Ci sono due. Voi pensate veramente che io possa passare 24 ore senza ucciderla, senza perderla sta roba? Bambino, come faccio? Queste robe che ho comprato non le voglio tenere in casa perché mi danno terrore. E quindi dov'è che io mollo tutti quanti i miei aggeggi maledetti e spaventosi e fantasmosi? Alla casa delle vacanze. Avete mai sentito parlare di un gioco chiamato Nascondino? No, noi non siamo mai state piccole, siamo nate direttamente a 18 anni. Esiste un rituale? No, vabbè. Che si chiama nascondino da solo. Si fa usando una bambola. È un rituale che ti permetterebbe di giocare con un demone che si impossessa della tua bambola. No. Io voglio provarlo, cioè vediamo se è vero, no? Io ci sto che tu lo provi. Anch'io ci sto che tu lo provi. E Marti, un bellissimo nascondiglio per noi. In macchina, chiave. A casa e via. E invece no, perché le chiavi le ho io e non ve le do. Insieme. Ok, mi fa paura questa cosa. Abbiamo deciso per questo gioco di sacrificare Banana. Poverino. Perché è il primo della covata. Esatto. Raga, io sono un po' tesa, vi dico la verità. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto date un nome al vostro animale di pezza. Banana. Dopodiché squarciate Banana. Squarciate già. Praticamente dovremo tirare via tutta quanta l'imbottitura, esatto, da Banana così. E sostituirla con del riso. Quindi ok, mi dispiace Banana. La sostituite con del riso e un paio dei vostri tagliaunghie. Ok, preso. Poverino. Ah, forse devi toglierlo. Sì, su tutto quanto. C'è. Aspettiamo le tre, adesso che ora è? 2:45. Perfetto, abbiamo un quarto d'ora. Siamo in tempo, Marzio? Sì, ce la facciamo. Ok. Dai. Ok, ora dovete riempirlo con del riso. Va bene. Riempilo con del riso. Povera Banana. Ce la fai? Si tiene in alto così, bene. Bella posizione. Allora, dopo averlo riempito di ora riso, devi cucirlo. Dicono con del... usate filo rosso e fate in modo che ne avanzi un po', in modo tale da attorcigliarlo attorno al corpo di Banana. Va che cucimento che sto facendo. No, si vede che hai studiato, cazzo. Sì, è vero. Sì. Tu sei andato dalle suore, vero? In Provenza. Gli Champs-Élysées. Abbiamo messo le forbici, il riso e adesso lo stiamo cucendo con il filo rosso. Le forbici della frutta. Anche perché mancano 5 minuti. Cacchio! Mancano 5 minuti. Ok, ci siamo. Ok ragazzi, allora Banana è pronta. Ok, sono le 3. Alle 3 di notte portate Banana in bagno e riempite la vasca. Ok. Tenete Banana con entrambi le mani e esclamate ad alta voce: per il primo gioco io Gianmarco starò sotto. Ditelo 3 volte e mettete Banana in acqua. Per il primo gioco io Gianmarco starò sotto. Per il primo gioco io Gianmarco starò sotto. E annego la faccenda. Okay. Siete autorizzati a tenere la TV accesa, ma solo su un canale statico. Ok, dobbiamo andarci a nascondere, Ok, la televisione, dobbiamo accendere la televisione. È spenta! Ah, l'avevi lasciata già accesa? Sì. Ok, accendela, ti prego. Come si accende? Aspetta. Dobbiamo nasconderci. Ma te che devi nasconderti?
già. Devi andare con il coltello e pugnalarlo. Da solo. In bagno. Potete venire anche voi. No, è da solo. È da solo. Dai, vi prego. Ok, ho il coltello. Quello lì? Sì. Ok, ora devo pugnalarlo. Oddio, sembra che sia insanguinato. È tipo annegato. Cacchio, veramente. Ok, dopo questo pugnalarlo proprio di brutto, da brutto. Davvero? E dire: ho trovato banana. Ma cos'è, un ragno? No, raga, questa cosa mi inquieta. Raga, la bandina era pulito. Ok, Voglio andare via. C'è un problema. Il gioco non è finito. Cioè? Adesso è il suo turno. No. Hai sentito? No. Cazzo, i brividi. Chiudi. Ti prego, chiudiamoci qui dentro almeno. Sto malissimo. Oh no, no, raga, no. Giuro, io non ci credo, andiamo. No, vi prego, è stata una stronzata venire qua, andiamo via, vi prego. Io sto ver- no, no, non guarda. Ho neanche il coraggio di passare lì. Cazzo. Oh cazzo, che cos'è? Ma che cazzo sta succedendo? No, raga, io non ci credo. No, vi prego, dai. No. Mi state prendendo per il culo voi. Mi state prendendo. Gian, andiamocene. È banana. Ok, adesso banana sta sotto. Adesso, secondo il gioco, è il turno di banana e questo è il problema. Quindi noi siamo qua, ci stiamo facendo trovare. Io voglio andare. No, io voglio andare via, sto anche in mezzo. Sto. C'è un coltello lì per terra. Sta male. No, 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 com'è che finiva il gioco, Marty? Io lo prendo, almeno no. Vuoi finirlo? Sì, voglio finire il gioco, com'è che è finiva? È finito? No, adesso è il turno di banana! Ok, adesso Teddy sta sotto, lasciate l'orso col coltello dentro nel bagno, correte fuori velocissimamente e nascondetevi tranquillamente. So che sembra strano, ma le indicazioni dicono tranquillamente. Quindi devo rimettere il coltello? Sì, chiudete la porta. E che ti serve portare con te un bicchiere di acqua salata. Ok, ok, andiamo. Tranquillamente, ragazze. Tranquillamente tu, perché tutti la. Bicchiere di acqua salata. E adesso cosa dobbiamo fare? Devi nasconderti molto a tranquillità. Ok, io vado nello stesso punto. Perché mi dovete abbandonare sempre? Il rituale finale è estremamente importante. Cambi di temperatura. Io lo sento. Che la TV si spenga o si accenda. Che il volume cambi in maniera drastica. Alcuni dicono che si sono sentiti toccare o spingere. Sto male io, ve lo giuro. La radio. Oh mio Dio. Dov'è? Cazzo. Il ticchettio di nuovo. È ripartito. Che cazzo! Mi ha toccato! Qualcosa mi ha toccato! Dai, Giulia, no! Merda. Il ticchettino. Dov'è? Scusatevi! Raga, no! Come finisce il gioco? Come finisce il gioco, Martina? Ora te mi stai qui, per favore. Ora tornate a vedere se c'è ancora. Non era messo così. No, raga, io non ci credo. No, raga, sto male, c'è qualcuno. No, sono sicura. Gianmarco!
cazzo! Accendo la luce! Ma che cazzo? Il coltello! Cazzo, non era messo così. È troppo, troppo inquietante sta roba. Cioè, ti prego, guarda l'acqua. Ok. Oddio, perché traballa la luce? È che, cioè, non è possibile. A me sta scuotendo che secondo me l'ha ucciso qualcuno. Lo sai che in questa casa ci sono entità molto più forti? Vi prego, andiamo a casa. Via. Immediatamente. Mai più io faccio ste cazzate, ste cose. Io stanotte non dormo neanche per scherzo. Siete del... Allora ragazzi, siamo andati via dalla casa, abbiamo abbandonato la banana purtroppo e quindi ho adottato per un po'... Come si chiama il tuo? Ananas. Onestamente non me la sentivo di portarmi a casa banana dopo tutto quello che le abbiamo fatto, perché mi inquieta un pochino. Comunque dicono nella versione quella proprio accelerata che dopo una settimana devi andare e vedere. Cosa? Cosa è successo. Davvero? Sì. La bambola che tu hai utilizzato per il rito. Esatto. Ok, molto bene. In compenso comunque questa giornata qua mi è piaciuta molto. È stata particolare, mi sono divertito un sacco. Voi? Tanto. Guarda, ancora ricordo le scorazzate tra gli scogli in diga, le passeggiate in centro commerciale, le passeggiate nel centro commerciale, sì. Le fughe dai negozi. Esatto, le fughe. È stato bello, è stata un'esperienza diversa. È stata una bella esperienza. È stato tutto bello. Però è stata comunque una sensazione diversa, avere un impegno in più durante la giornata. Non deve essere semplice essere genitori, deve essere una cosa molto complicata. Infatti io voglio far ruotare tanti 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 anni. Anche io. E considerate che oggi non avevamo dei veri e propri figli, cioè avevamo delle bambole di pezza a forma di bambino che ogni tanto facevano dei rumori solamente se noi lo dicevamo. Provate a immaginare avere dei bambini che veramente piangono in mezzo alla gente di continuo. È meglio se non li ho adesso, visto che appena ne ho avuto l'occasione l'ho sacrificato per un rito. Chissà se Banana veramente è stato posseduto da qualche spirito. Beh, lo scoprirai. Chiama Banana. Ha detto Banana. Spirito. E molto bene, ragazze, vi ringrazio per aver voluto partecipare con me a questo video. È stato molto emozionante, una cosa diversa dal solito. Adesso Gianmarco ci paga il gelato a tutti. E anche i bambini. Anche i bambini, evviva! Andiamo a mangiare un bel gelatino. E anche a Banana, che è rimasto nella casa, maledetta. Glielo porti tra una settimana. Esatto, tra una settimana gli porti un bel gelatino. Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate giù nei commenti, se questo tipo di video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video nel martedì 15, ogni sabato alle 10:30, in tutto il giovedì. Ma questo non lo sa mai nessuno, magari lo sa Ananas. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao! Ciao!